Signore, abbiamo cambiato colore degli abiti e direste, guardando i colori, sarà un abito romano, no? Giallo e rosso. No! È un colore che si chiama vermiglio fiorentino. Sembra strano, ma è così. E noi, signori, andiamo al covo all'isola Tiberina, però magari prima un secondo... Vediamo se il fabbro per 7.000 ha qualcosa da darmi, ma più che altro da svendermi per 7.000. Perché non è che siano tanti fiorini. Allora, armature niente, armi nulla, armi piccole, balestra, munizioni, niente. Certo, non potete permettervi di fare acquisti qui. Ma papà, vaffanculo, non potete permettervi? Ti ammazzo, tu non ti puoi permettere di vivere. Oh. Comunque, prossimo ricordo, dopo un po' torniamo a fare i ricordi. Principali, ovviamente. Machiavelli. Dobbiamo parlare. Sì, uno dei miei contatti mi ha detto una cosa di estrema importanza. Ora abbiamo i nomi di diversi agenti templari che Cesare ha reclutato per terrorizzare Roma. E come li troviamo? Posso darti indicazioni generiche. Ti consiglio di cercare segni di malcontento nei dintorni. Forse potrai trovare degli abitanti che ti mostreranno la giusta direzione. Il mio contatto continuerà a procurarsi dei nomi. Queste informazioni le hai avute da una guardia cittadina? Sì. Come fai a saperlo? So tutto. Intuizione. Grazie. Claudia, Bartolomeo e la Volpe ti aspettano dentro. Non capisco come tu abbia fatto. Virtù, Machiavelli. Ed è stato anche piuttosto pacato. Cosa avete scoperto? Quel bastardo di Cesare si trova a Castel Sant'Angelo, con il Papa. Secondo le mie spie, la mela è stata affidata a qualcuno perché la studi. Sto ancora cercando di capire di chi si tratti. Caterina sarà trasferita nella prigione del castello la settimana prossima. Bene. E il castello sia, dunque. Senza Cesare e Rodrigo, Roma si riprenderà in fretta. Li ucciderò soltanto se se ne presenterà l'occasione. Non ripetere l'errore della cripta. Devi ucciderli, subito. Concordo con Machiavelli, Ezio. Non si può aspettare. Bartolomeo ha ragione. Devono pagare per la morte di Mario. Non temete, morranno. Avete la mia parola. Morranno. Italiano tipo antichissimo. Che dice lui? Io rappresento l'unione delle forze di Bartolomeo d'Alviano, Claudia Auditore e... L'architetto. Grazie ai miei associati sparsi per la città, potrete investire il vostro denaro nelle attività che desiderate. Avrete... Ce l'avessi. ...cartelli affissi per tutta Roma che consentono di acquistare edifici. Le pigioni dei nuovi inquilini vengono depositate presso i contabili, come pure i profitti aggiuntivi per le ristrutturazioni. I contabili si possono trovare in tutta la città. Molto bene. Lo sapevo. Intelligenza collettiva. Beh, è finita la sequenza? Sì, è finita la sequenza. Ok. Fantastico. Il punto è che dobbiamo fare un altro ricordo, perché 3 minuti e 50, ragazzi, che ci faccio? Qui dobbiamo fare due missioni in una di due sequenze diverse. Covo di ladri, sequenza 4. E non sono 16 come in Assassin's Creed 2 le sequenze, non vi preoccupate. Venite, stimati clienti! La mia merce potrà apparirvi costosa, ma vi assicuro che è senza pari! E ora sarà con dispari. Allora... Minchia, fino a qua c'è da andare. E non c'è neanche una galleria. Beh, sì, c'è in realtà. Andiamo al covo di Ezio e... andiamo alla Rosa in Fiore con le gallerie, se no, ragazzi, non si arriva più. Articoli, armature degne di un imperatore, della sua forza.
Salute! Ok, fatemi esplorare un secondo, dato che ho tempo per farlo. Questa è la stanza dei vestiti. Ecco dove finiscono i quadri. Però quello che a me adesso interessa più di tutto è l'ingresso alla galleria. Qua ci sono le armi. Qua si depongono le piume. Qua è tipo una cripta, dove non c'è niente. Palesemente niente. E questo è l'ingresso alle gallerie per forza. Ah no, è qui. Qua esci e qua va nelle gallerie. Rosa in fiore, che è quella più vicina a Ponte Sant'Angelo. E ragazzi, sì, nel frattempo ne ho approfittato per fare un po' di lavori secondari e adesso andiamo finalmente a questo ricordo famoso. Lucrezia Borgia e Caterina Sforza insieme. Salve cittadini! Sogno erotico di Ezio, eh? Ammirate questo splendido spettacolo! Ma non solo suo. Sforza, gran puttana di Forlì, finalmente è stata messa in ginocchio! Nessuno può scendere più in basso di Lucrezia Borgia! Chi ti ha ridotta così? Tuo fratello o tuo padre? Una che sta col fratello, appunto. Contemporaneamente? L'ha appena detto. Nessuno può ingiuriare Borgia! Lo stesso accadrà a chi intende opporsi a noi! Popolo di Roma! Sii forte! La tua ora arriverà e sarai libero, lo giuro! Vabbè, taglia poi. Intendono torturarla. Tu sei qui per Cesare e Rodrigo. Caterina è un potente alleato. Se l'aiutiamo ora che è debole, saprà esserci riconoscente. Forse. Ma prima uccidi Cesare e Rodrigo. Non farti individuare, no. Addio. Sarà difficilissima questa. Sarà un bel dito nel culo, vai. E intanto accediamo lateralmente a Castel Sant'Angelo, perché uno, ci viene detto così. Due, per le vie centrali sarebbe proprio come mandare tutto a quel paese, per usare termini cristiani, ecco. Ok, qua c'è la guardia che possiamo fare fuori in maniera anche abbastanza tranquilla. Attenzione che ci hanno visto, ma noi torniamo subito di qua e risolviamo ogni problema. E tu puoi essere ucciso? Yes! Fuori! Vabbè, raga, gli arcieri sono veramente delle pippe assurde. Al diavolo il Papa, voi rispondete solo a me. Roma è la colonna che tiene in piedi tutta la nostra impresa. Non può vacillare. E nemmeno voi. E il Vaticano? Quei vecchietti sta... Che è sto coglione? Fingete di assecondarli. Presto non ne avremo più bisogno. Ci ha lasciato uno. Ehi, no. Ho un percorso per entrare nella torre. Non ti preoccupare che intanto lui va fuori. Tenetelo d'occhio quello, perché se tipo scavalchiamo adesso veniamo inculati. Adesso si può scavalcare e via. Giù di qua. Lui.
preciso. Preciso, preciso, preciso. Dobbiamo aspettare che quell'altro se ne vada via. Esattamente così. E ci appendiamo qua. Mo si aspetta, mo si aspetta un secondo. Tanto non c'è fretta, signori. Arriverà qui. E lo si ammazza così. Il prossimo l'avete praticamente già intravisto. E questo. Via così. E adesso sul muro di Castel Sant'Angelo. Adesso non siamo praticamente più individuabili. Me l'ho detto, eh. Poi ci si appoggia lì alla finestra e si sale su. Arrivati. Perfetto. Lucrezia. Ripeto, sono fratelli, cioè fratello e sorella. Sei stata cortese con la nostra ospite. Quella boccaccia, come vorrei cucirgliela. A me piace aperta invece. No. Ecco, lui magari una cosa a tre l'ha fatta. Fondi richiesti dal mio banchiere. Non si trova al castello e bisognerà convincerlo quando sarà di ritorno. Questo non sarà un problema, vero? No. Però qui mi sento sola. Io e te stiamo così poco insieme ultimamente. Sei così impegnato con le tue altre conquiste che... Presto. Non appena salirò sul trono d'Italia, tu diventerai la mia regina. E la solitudine sarà per te solo un ricordo. Ah, non vedo l'ora. Comportati bene in mia assenza. Sicuro. Come potrebbe veramente usare la pistola e farli fuori tutti e due? Ezio, perché mi deludi così? Ok, beh, intanto potrebbe essere una cosa saggia togliersi di qui. Minchia, c'ho le vertigini. E... aprite! Il comandante in capo... Sto giocando. Urbino. Buona fortuna a voi, Cesare! Purtroppo questa era una ghiotta occasione. Che Machiavelli resterà molto deluso. No, ste frecciatine a Machiavelli, però, Ezio. Sei stronzo, eh. No, in realtà fa bene. Ha ragione. Dobbiamo salvare Caterina in un modo o nell'altro. Eccola lì. Com'è stato il viaggio a Roma? Eri nella carrozza privata di Cesare. Sei patetica, Lucrezia. Di che ti ha parlato? Dei suoi piani per Napoli? Ti sono piaciuti? Non me ne ricordo. Forse ricorderai questo. Ah! Così impara. Rinchiudila e portami la chiave. Ecco fatto. Lucrezia, la chiave, mo so cazzi. Fai evadere Caterina, sforza, fosse facile. Ok, siamo sopra.
Magari ce l'hai qualche proiettile da darmi? Non so, chiedo. Tu invece cosa mi offri? Un cazzo. Fuori. Entriamo dentro Castel Sant'Angelo. E qua si va giardini, quindi nulla. Giù. Posso ucciderlo? Sì. Uccidi le guardie. Imploro, portatemi quella caraffa d'acqua. Da sola non ce la faccio. Posso portarti altro, principessa? Vabbè, si fa così. Posso portarvi altro, principessa? Come sei coglione. Via, dai, su. Ezio. Sincro al 100%. Una visitina ad Alsarto. Se mi salvi farai solo infuriare Cesare. Per fortuna non è qui. Per caso non c'è una seconda chiave? La guardia l'ha data a Lucrezia, quindi temo di no. Sai dove si trovi? Le sue stanze sono in cima al castello. D'accordo, resta qui. Fa conto di avere già la chiave. Non va addirittura da nessuna parte.